Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Mi doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra. E la settimana scorsa ero qui e lo spirito non ha permesso che pubblico i video perché ho fatto tutta la registrazione senza audio. Era pure una bellissima giornata perché la signora che c'era la settimana prima è tornata di nuovo e ha voluto sapere della verità. E tutto sommato è stata davvero una bellissima giornata perché il padre ha fatto sì che qualcuno arrivi a conoscere questa verità. E sì, mi aveva detto che veniva anche oggi, ma si vede che il tempo non permette perché sembra di piovere, sembra che dovrebbe piovere tra poco. Allora, non ho una lezione preparata, ma inizio leggendo, perdonatemi. Anzi sì, perché questi cristiani che sono davvero ipocriti e i musulmani e altre religioni hanno la tendenza di dire che Dio ama tutti e non farà male ai suoi figli. E voi dovete capire che davvero Dio non ama tutti. Dio ama coloro che ama, che sono i veri figli di Israele, e odia i malvagi, odia coloro che fanno la malvagità. E in più, il mondo che viviamo adesso, la gente non sa che cosa vuol dire amore. E l'amore non è proprio quello che il mondo cerca di farci capire e credere che amore è. Infatti, andiamo a vedere nel libro di secondo Giovanni. Ciao. Secondo Giovanni 1:6 dice: e questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Ok? Questo è il comandamento che avete udito fin dal principio, onde camminate in esso. Questo è amore. Amore è camminare nei comandamenti e nei statuti del Padre Yahweh. Ok? Questo è il vero amore. Amore non è tutto quello che il mondo tende di dire, di farci vedere, bla bla bla. Queste cose qui, quelli non hanno nulla a che fare con il vero amore del Padre. Se noi amiamo il Padre, osserveremo i suoi comandamenti, faremo la sua volontà. E come state vedendo adesso, il mondo è sotto il governo dei malvagi, ok? E questi malvagi qui, cosa fanno? Girano tutta la verità e chiudono gli occhi della gente, ok? La gente va dietro a questa falsa religione che è il cristianesimo e loro non sanno che i nomi che chiamano sono nomi falsi, nemmeno vogliono cercare, e loro si difendono sempre con la scrittura là, Giovanni capitolo 3 versetto 16, che dice che, anzi andiamo a prenderlo, loro si appoggiano sempre su questo. Libro di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, dice: poiché l'Iddio
ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E quando leggono questo versetto qui vanno fuori di testa, pensano che il Padre ama tutto il mondo così. Ma ora andiamo a vedere che mondo si parla, ok? Anzi, andiamo a vedere libro di Isaia 45:17. Isaia 45 versetto 17 ci fa capire: ma Israele sarà salvato dall'Eterno, d'una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati né confusi, ma più, mai più in eterno. Poiché così parla l'Eterno, che ha creato i cieli, il Dio Yahweh, che ha formato la terra, l'ha fatto, l'ha stabilito, non l'ha creato perché rimessa deserta, ma l'ha formato perché possa essere abitata. Dunque, cosa hanno fatto qui è che, vedete, ecco perché bisogna guardare diverse versioni, perché in questa versione hanno nascosto la parola il mondo, ok? Il mondo del Padre è Israele, il mondo di cui si parlava nel libro di Giovanni 3:16. Ora andiamo a vedere un'altra. E vedete, loro cercano di nascondere questa verità. Ora andiamo a vedere dalla Blue Letter. Isaia 45:17. Ok, il libro di Isaia 45 versetto 17 dice: ma Israele sarà salvato nel Signore Yahweh con una salvezza eterna. Non proverai vergogna né confuso, mondo senza fine. Ok, Israele per il Padre è un mondo senza fine. Buongiorno. Perciò questo mondo che si parla nel libro di Giovanni 3:16 è Israele. Questa è la chiave per capire quella scrittura là. Israele sarà salvato e non si vergognerà. Un mondo senza fine, ok? Il mondo del Padre, con loro, il popolo con cui il Padre ha avuto un patto, è Israele. Non sono le altre nazioni. Le altre nazioni per i padri sono nulla. Poi andremo a prendere quella scrittura anche. Leggiamo dal libro di Matteo. Matteo 18:11. Il libro di Matteo capitolo 18 versetto 11 dice: perché il figlio dell'uomo, che è Yahweh Shai, è venuto a salvare ciò che era perduto. Che cosa è stato perduto? Il suo popolo Israele è stato portato in schiavitù. Allora lui è venuto per loro, non è venuto per tutte le nazioni, non è venuto per tutto il mondo. Sempre sullo stesso libro, leggiamo il libro di Matteo, capitolo 15:24.
Matteo 15, 24 dice: ma egli rispose e disse: non sono stato mandato se non alle pecore smarrite della casa di Israele. Ripeto, libro di Matteo capitolo 15 versetto 24 dice: ma egli rispose, questo è Yahawashai che parla, e disse: non sono stato mandato se non alle pecore smarrite della casa di Israele. E allora da dove sono venuti fuori tutte queste altre nazioni? Da dove è venuto fuori tutto questo amore per il mondo che non lo conosce? Che nemmeno sa e conosce i suoi comandamenti? Il padre non tratta con i figli di Esaù, che sono i così chiamati Caucaso, che sono i figli dei malvagi. Il padre non tratta con gli arabi, che sono i figli di Ismaele. Il padre non tratta con gli indiani, che sono i figli di Elam. Il padre non tratta con nessuno altro oltre Israele. Ok? Ora andiamo a vedere il libro di Geremia, capitolo 50, il versetto 17. Libro di Geremia, capitolo 50, versetto 17 dice: Israele è una pecora dispersa, i leoni l'hanno spinto lui via. E quali sono questi leoni? Soprattutto i figli di Esaù, i così chiamati Caucaso, i figli dei malvagi, così chiamato uomo bianco. Sono loro i primi nemici, i leoni che hanno cercato di divorare Israele. E tutte le altre leoni sono le altre nazioni, gli arabi, ok? I figli di Ham, che sono i così chiamati africani, ok? Questi hanno tentato di divorare Israele. Anche finora cercano questi complotti e tutto per sterminare questo popolo di Israele, ma non riusciranno mai, perché è un popolo stabilito dal padre Yahweh, ok? È il suo popolo preferito. È il popolo con cui ha avuto un patto, e questo patto non spezzerà mai. Cosa fanno? Cercano di far spezzare questo patto, ma meno male che il Dio Yahweh non è uomo, ok? Perciò dice: Israele è una pecora dispersa, perché siamo stati dispersi da questi leoni qui, che sono le altre nazioni. Israele è una pecora dispersa, i leoni hanno spinto lui via. Prima il re da Siria lo ha divorato, e per ultimo questo Nebucadonosor, re di Babilonia, gli ha spezzato le ossa. Ok? È da ben tanto tempo che cercano sempre di disperdere i figli di Israele. Sono stati dispersi prima dai re di Assiria, okay? E poi sono stati dispersi dai re di Babilonia. E adesso sono dispersi dai figli dei figli di Esaù, che sono gli antichi romani. Se sapete la storia di quello che è successo, diciamo tra i 63 avanti Cristo, ok, no, dai 63 dopo la morte di Cristo, se sapete la storia, come sono venuti, hanno saccheggiato la terra santa, ok, così chiamati uomini bianchi, che non sono altro che i figli di Satana, ok? Hanno saccheggiato, hanno disperso l'Israele, hanno massacrato e li hanno fatto scappare in diversi punti della terra, ok? Andiamo a leggere dal libro di Giovanni 17, Giovanni 17 e 9. Giovanni 17, 9, queste sono le parole di Yahawashai. Dice: prego per loro. Chi sono questi loro? Le pecore disperse, i figli di Israele. Prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai dato, perché sono tuoi. Leggo di nuovo se non avete sentito. Libro di Giovanni 17,
Versetto 9 dice: prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai dato, perché sono tuoi. Yahweh Shai prega solamente per i figli di Israele, per le pecore smarrite, non prega per il mondo, ok? Il mondo può andarsene a fare quello che vuole. Non hanno un patto con il padre ha il patto solamente con i figli di Israele, che è il suo popolo, ok? Allora dobbiamo smettere tutte questa ipocrisia che la Chiesa fa, che dice che il padre ama il mondo. Non è solo il cristianesimo, l'Islam e tutte le altre religioni hanno questa ipocrisia di dire il padre ama il mondo, non farebbe male mai al mondo, ma il mondo del padre è Israele, ok? Tutte le altre nazioni non hanno nulla a che fare con questo patto. Il patto è solo con Israele, da Abramo a Giacobbe, da Abramo a Isacco, da Isacco a Giacobbe, ok? E Giacobbe, come sapete, aveva due figli. Isacco, scusatemi, aveva due figli, Giacobbe e Esaù. Il lineaggio di Giacobbe è il lineaggio scelto, ok? È il lineaggio di Israele. È il lineaggio di Esaù, è il lineaggio dei malvagi. Esaù è la reincarnazione di Caino, che ha ucciso suo fratello Abele, ok? È il lineaggio della malvagità, ok? Ora, andiamo a leggere dal libro di Matteo. Capitolo 13, versetto 9. Allora, il libro di Matteo, capitolo 13, versetto 19, dice: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti, ok? E quando le scritture dicono queste, parla di cose profonde che non possono capire tutti, ok? Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. E i discepoli si avvicinarono e gli disse a Yahweh Shai: perché parli loro in parabole? E Yahweh Shai rispose e disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Ok, questo mistero dei cieli è stato dato a pochi eletti, non è stato dato al mondo, non è stato dato a tutti, è stato dato a pochi eletti, eletti del Padre, coloro che erano con suo figlio fin dall'inizio dei principi, ok? Questi eletti sono dati di conoscere la verità, ok? E infatti questa verità, se il mondo non lo capisce, vuol dire che non gli è stato dato. E come sapete, la strada che porta verso la vita eterna è stretta, e quella che porta in perdizione è larga, e sono tanti che andranno per esso, ok? Ora andiamo a prendere il libro di Giovanni 20. No, anzi, scusatemi, il libro di Giovanni 18. E versetto 20. Il libro di Giovanni 18:20 dice: Yahweh Shai gli rispose: ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nella sinagoga e nei tempi dove gli ebrei ricorrono sempre,
e in segreto non ho detto niente. Ok? Leggo di nuovo. Yahweh Shai gli rispose: ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nella sinagoga e nei tempio, dove gli ebrei ricorrono sempre, e in segreto non ho detto niente. Infatti, questa verità lo può sentire il mondo, ok? Ma è dato solamente agli ebrei, ma tra anche quegli ebrei è solo un terzo che lo riceve qui. E altri due terzi periranno con i malvagi e quando torneranno nel regno lo riprenderanno. Ok? Prendo il libro di Matteo. Il libro di Matteo ha tanta carne. Il libro di Matteo 10:5 dice: il libro di Matteo, capitolo 10, versetto 5 dice: questi dodici Yahweh Shai mandò avanti e comandò loro dicendo: non andate per le vie dei gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma vai piuttosto dalle pecore smarrite della casa di Israele. Ok? Questa verità è solo per la casa di Israele, per le pecore smarrite della casa di Israele, non è per il mondo, non è per tutti, è solo per la casa di Israele. Ok? Questa verità non è per tutti, è solo per i pochi eletti della casa di Israele. Ok? Perciò dovete smettere con tutte queste filosofie che il mondo ora amano tutti, c'è questa sorta di amore finto, ma di un amore maligno, un amore maligno, è quello che spingono nelle TV, bisogno, cioè, cosa stanno facendo? E questo è un indizio per sapere chi sono i veri malvagi, stanno prendendo la verità e girando tutto al contrario. Ora, c'è questa cosa che sta andando di moda in TV, dare potere alle donne, ok? Ma che cosa dice le scritture riguardo questa cosa qui? Questo è una calunnia, è una menzogna che non va. Anzi, andiamo a prenderlo velocemente. Perdonatemi. Allora, primo Timoteo 2:12. Primo Timoteo 2:12 dice: buongiorno. Allora, il libro di Primo Timoteo capitolo 2 versetto 12 dice: ma io non permetto a una donna di insegnare né di usurpare l'autorità sull'uomo, ma di stare in silenzio. Questo non è il Vecchio Testamento, questo è il Nuovo Testamento. Ok, e ora cercano, vogliono fare diventare uguali tutti, ma il padre ha creato diversamente tutto, la donna deve stare sotto l'uomo, ok? Queste sono le costituzioni del padre, ma i malvagi cosa fanno? Cercano di girare tutto, in stesso modo che stanno cercando di dare sempre più leggi favorevoli. Se tu vai contro ai omosessuali e ai transessuali, dicono che sei omofobico, ok? Queste sono le menzogne di coloro che stanno governando questo regno qui, ok?
E questo è un gran indizio per sapere che questo regno è gestito ed è in mano ai malvagi, ok? I malvagi gestiscono questo regno e stanno girando tutto, ok? Prendono la verità e lo girano, ok? Allora se uno dice, no, io non vado con... se uno dice che sono dritto, ti guardano storto adesso, è diventato una normalità, ok? E cosa fanno? Fanno tutto sempre con inganno. Queste leggi qui, questa legislazione qui, e c'è questa sorta di amore finto, un amore maligno, non è neanche amore questo, come vi ho letto prima dal libro di Secondo Giovanni 1:6, l'amore è osservare i comandamenti del Padre, i comandamenti che sono stati dati sempre dal principio, ma non sono stati dati i comandamenti che una donna deve essere sotto l'uomo. Non sono stati dati comandamenti che un uomo non dovrebbe andare con un uomo, nemmeno una donna con un'altra donna. Svegliatevi perché la fine sta arrivando, ok? La fine di questo regno sta arrivando, è proprio alle porte. Tornando a quello che stavo dicendo prima riguardo i figli di Israele, ora andiamo a prendere Libro di Atti, Libro di Atti, capitolo 2, versetto, inizio dal versetto 21, Libro di Atti, capitolo 2, inizio dal versetto 21, dice: e avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore Yahweh sarà salvato, ok? Chiunque invocherà il nome Yahweh, del Signore Yahweh, sarà salvato. Ma andiamo a vedere cosa dice. Versetto 22. Il versetto dopo dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Ok? Perciò sta parlando ai uomini di Israele, non sta parlando di chiunque. Sta dicendo, voi israeliti, chiunque tra di voi, ok, chiamerà, invocherà il nome del Padre Yahweh, sarà salvato, ok? Questo è quello che dice riguardo i figli di Israele, ok? E non lo dice per tutto il mondo, non lo dice a favore del mondo, il Padre non cambia, è uguale ieri, oggi e per sempre sarà uguale il Padre, non cambia, ok? E dice... dice Yahweh, spanderò del mio spirito su ogni carne, e i tuoi figli e le tue figlie profetizzeranno, e i tuoi giovani avranno visione, e i tuoi vecchi, gli uomini, sogneranno sogni. E questo è quello che sta succedendo, ok? Sono molti fratelli che stanno vedendo diverse visioni, ok? Il Padre sta versando di nuovo il suo spirito di profezia e noi stiamo profetizzando che questo regno verrà alla fine, verrà distrutta, iniziando dalla grande Babilonia America, ok? Stiamo profetizzando la caduta di questo regno, ok? Che è il nuovo regno babilonese, ok? Degli antichi romani che non sono altro che dei perversi. Ok? È che la gente ignora la storia. Questi così chiamati uomini bianchi, ok, che hanno preso il controllo, gestione del mondo, se andate a vedere la loro storia, non hanno fatto altro che uccidere, saccheggiare e raccontare bugie di continua. Non hanno fatto altro, solo quello. Menzogne. Ok? Rapimento, ladri, è quello che sono bravi a fare. E tutto all'improvviso adesso vogliono salvare il mondo con il veleno. Dunque coloro che si appoggiano sul Padre Yahweh non cadranno per queste menzogne qui. Tornando al discorso di prima, ora sta
sta sgocciolando, sta piovendo, pian pianino, penso che non andrò tanto lungo. Dunque, sempre dal libro di Atti, capitolo 5, versetto 29. Ok? Atti 5, 29 dice: allora Pietro e gli altri apostoli risposero e dissero: dobbiamo obbedire a Yahweh piuttosto che agli uomini. Ok? Il Dio dei nostri padri, Yahweh, ha risuscitato Yahweh Shai, che voi avete ucciso e impiccato ad un albero. Yahweh lo ha esaltato con la mano destra per essere un principe e un salvatore, per dare il pentimento a Israele e il perdono dei peccati. Qui, su questo versetto, non ha detto al mondo, ha detto, leggo versetto 31, Yahweh lo ha esaltato, questo è Yahweh Shai, è stato esaltato con la mano destra per essere un principe e un salvatore, per dare il pentimento a Israele e il perdono dei peccati. E come sapete, coloro che si chiamano israeliti, che sono in Giudea oggi, non sono altro che la sinagoga di Satana, non sono i veri ebrei, ok? Quelli sono ladri, sono i figli di Ashkenazi, ok? Sono i figli di Esau, i figli di Amalek sono, ok? Loro non sono i veri israeliti, ok? C'è anche la scrittura, penso, in Geremia e Isaia, che dice: un bastardo dimorerà in Ashdod. Ashdod è una città in Israele. E chi sono quei coloro che sono lì? I bastardi proprio, ok? Perciò questa salvezza non è per tutto il mondo. Questa salvezza è solo per la casa di Israele. Nella casa di Israele due terzi dovranno perire per poi tornare a ricevere questa verità. Perché due terzi hanno perso la propria identità e gli va bene questo regno qui. Gli va bene questo regno governato dai malvagi, ok? Dunque, questi figli di Israele che vanno avanti con i malvagi a fare i suoi plotti maligni saranno distrutti assieme ai malvagi, ok? Il tempo è giunto, ok? Non c'è più, ora, c'è, come dice il libro di Ecclesiaste, penso capitolo 3, se non sbaglio, che dice: c'è tempo per tutto. Questo non è il tempo per cercare diverse carriere o chissà cosa, posizioni in questo regno che sta per essere distrutto per sempre. Ok? E questi che comandano il mondo, che gestiscono il mondo, i così chiamati uomini bianchi, avranno i nostri piedi nel loro sedere per sempre, ok? Per sempre. Questo quando torna il figlio del padre, Yahweh Shai, che il suo ritorno sarà glorioso, lo vedranno tutto il mondo, ok? I così chiamati UFO, cari non identificati, sono i cari del padre. E questi cari torneranno a salvare i suoi santi, i suoi eletti, che sono i figli di Israele, ok? Perciò svegliatevi, svegliatevi. Questo non è il tempo per essere perso in questo mondo, in questo regno dei malvagi. Questo è il momento di cercare la verità, ok? Questo è il momento di avvicinarsi sempre di più al Padre. Questo è il momento di desiderare il suo regno, ok? E vedete questa ipocrisia qui. La Chiesa stessa non insegna queste cose che sono nelle scritture. Insegnano parole e filosofie dei uomini, ok? Filosofie che non possono aiutare nei giorni di distruzione.
Mi dicono di essere più ricchi possibili, di avere successo. Allora se hai successo in questo regno, sei stimato un uomo grande, sei stimato un grande. Ok? Hai le porte che si aprono e hai la gente che si postrano di fronte a te. Ok? Ma invece le scritture ci dicono di desiderare il regno ad avvenire, di pregare affinché il regno possa avvenire. E coloro che non hanno gli occhi per vedere che questo regno è il regno dei malvagi e che questo regno sta andando in perdizione, questa gente vuol dire che non fate parte proprio di nulla, degli eletti, e siete stati creati per la distruzione che arriverà. Detto questo, penso che chiudo ora perché non voglio che la pioggia mi distrugga un po' gli strumenti. Devo poi anche camminare fino a casa. Non è che sta piovendo forte, ma sta sgocciolando, ok? Detto questo, spero che siete stati edificati. Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai volendo. La settimana prossima saremo in un'altra posizione ad insegnare per le strade. Detto questo, spero che siete stati edificati. E lascio tutto questo insegnamento nel sacro nome del Padre Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, Ba'ashem, Baruch HaKodesh. Miei doppi onori agli apostoli e agli anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, a coloro che si stanno affaticando facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto e a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom, shalom. Alla prossima. E preghiamo al Padre che saremo contati tra gli eletti. E intanto dobbiamo essere felici perché le profezie si stanno avverando. Mancano davvero poche profezie. Ok? E quello principale che stiamo aspettando è quello delle implicazioni del marchio della bestia. E sapete qual è? È il microchip. Ok? Perciò hanno preparato questo veleno, che non voglio dire il termine, il V, ok? Per cambiare le sequenze, i codici della vostra gene, della vostra DNA, ok? Preparandovi per il marchio della bestia. Dunque, siate saggi come il serpente, come dice le scritture, e gentili come il gufo, ok? Il regno del Padre, il regno dei santi, il regno dei figli di Israele è alle porte. Il regno dove regnerà il nostro Salvatore, Yahawah Shai, il re di pace. Il regno è alle porte. Svegliatevi, figli di Israele. Svegliatevi, figli di Yasharala. Ok? E ripeto, non è il momento di essere persi in questo mondo qui. Svegliatevi. Perché all'improvviso arriverà la distruzione e coloro che non conoscono questa verità, mi dispiace. Detto questo, chiudo e dico shalom. Alla prossima.